Ringrazio di nuovo gli ospiti e mi sono preparata due appunti perché insomma è sempre bene arrivare preparati. Prima Mirella ha detto che ovunque c'è un volontario c'è una buona relazione e una buona pratica. È vero, io conosco a memoria tutte le attività dell'Auser della provincia di Ravenna, non solo di Ravenna ma anche di Faenza, perché comunque a vario titolo ho avuto modo di incontrare, di parlare, di conoscere davvero tutti quanti, quindi lo posso ben confermare. È vero che c'è un valore aggiunto di solidarietà e di mutuo aiuto e che c'è anche un valore economico inestimabile. Il valore economico forse troppo spesso passa in secondo piano. L'Istat, diceva Mirella, ha attribuito al volontariato un valore di 700 milioni di ore, 3 milioni di persone, 8 miliardi di euro. Sono tantissimi. Il numero dei volontari in Italia è stimato intorno ai 6,3 milioni. Più di 4 milioni di questi volontari sono attivi in organizzazioni strutturate come l'associazione Auser, per esempio. Questa tavola rotonda si intitola Volontariato bene comune, energia irrinunciabile della società, patrimonio di tutte le comunità e per tutti. Auser, provincia di Ravenna, aderisce e sostiene la richiesta di riconoscere il volontariato patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO. E ribadisco anch'io che la sorpresa, insomma, che abbiamo saputo è che anche a Reggio Emilia hanno avuto questa stessa idea e quindi ci uniamo a Reggio Emilia. Auser Ravenna si unisce ad Auser Reggio Emilia per chiedere ad Auser regionale e poi ad Auser nazionale di portare avanti con forza, di sostenere con forza questa candidatura. La candidatura è stata presentata a Padova lo scorso 30 aprile in occasione della cerimonia di chiusura del triennio che aveva visto Padova la capitale europea del volontariato. E l'ultimo atto dei lavori è stata proprio la costituzione di questo comitato promotore di questa iniziativa e il progetto è stato presentato al Senato il 16 giugno del 2021. Abbiamo Ellie Schlein già, Filippo, dimmi se c'è, quindi magari la facciamo vedere. Eccola, grazie mille vicepresidente. Buongiorno, buongiorno, ce l'abbiamo fatta. Non so se sente gli applausi, però insomma arrivano. Quindi siamo qua, Ellie Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini, consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, Davide Agresti, assessore al welfare del Comune di Faenza e anche della Romagna Faentina. In rappresentanza della... Ok. Scusa. In rappresentanza, poi magari vi porterò i saluti anche di Alfonso Nicolardi, che è il sindaco di Riolo Terme, delegato per l'Unione sui temi del welfare, che oggi manda me qui con voi. Perfetto, va benissimo. Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola, e io poi anche tu Luca, dimmi se ho fatto bene, referente per i servizi sociali e sociosanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Prendi il, è corretto? Ok. Marinella Melandri, segretaria generale della CGL provinciale di Ravenna, e Anna Salfi della presidenza di Auser Emilia Romagna.